Speriamo che Travis sia pronto per andare a scuola. Ehi! Ehi! Salve, signora mamma e signor papà di Travis! Vieni pure, cara! Non so quante volte ancora dovrò ripeterlo, Rose. Ti prego, chiamami signora B. Invece io mi chiamo Orso. Ora vai in camera e cerca di buttare giù dal letto Travis. D'accordo, signora mamma e signor papà di Travis! Prendi questo. Travis è un dormiglione. Ci sono quasi. No. Andiamo, statua. Cerca di trattenerti. Travis! Rose! Ciao, Travis. Pensavo stessi dormendo. Mi sono svegliato presto per... Sto bene! Bene, è tutto ok, tranquilla! Beh, questa mi sembra un'idea fantastica! Però dimmi, che cosa ci fai con... Provo a sistemare... Come dire, uno strano problemino. Beh, è un'arte che ti costringe a prestare molta attenzione. Beh, comunque, dovresti mostrarla al corso d'arte e a tua nonna Bella. Beh, sai, io e lei non abbiamo proprio lo stesso gusto artistico. Buongiorno, ragazzi. Oggi dipingerete quello che vedrete e vedrete quello che dipingerete. Concentratevi sui vostri modelli, osservate ogni dettaglio. Metticela tutta, Rose. Oh, stai facendo davvero un ottimo lavoro, Astoria. E anche tu, continua così, Oak. Che dire, bravissima, Vicky. È veramente splendido. Grazioso, Joy. Oh, Travis, ricomincia da capo. Oh, sfortuna bestia, sfortuna bestia! Oh, povero Travis, dobbiamo fare qualcosa. Si dice che in realtà la bellezza sia negli occhi di chi guarda. Oh no, accidente, era il mio disegno! È diventato parte dell'opera adesso. Oh, che disastro! La bellezza è molto difficile da trovare nel mondo e sarà questo il vostro compito. Dovrete portare qui qualcosa di bello che troverete fuori dalla Regal Academy. La lezione è finita. Travis, possiamo portare una delle tue sculture? Oh, perfetto, il mio voto è di nuovo in pericolo. Perché? Le opere di Travis sono stupende! Certo, ma è la professoressa Bella che darà il voto al compito e lei... Non la pensa esattamente così. Infatti... Ragazzi, mi è appena venuta un'idea. Un vecchio amico di famiglia gestisce la galleria d'arte in città. Gli manderò un ranagramma e gli chiederò di prestarci qualcosa di stupendo. In questo caso, liberarci di loro sarà più facile del previsto. E in che modo, Vicky? Posso solamente dirti che nel piano sono coinvolte delle piante grasse.